Buona caccia, mi chiamo Tommaso e sono il caposcuola dei Gheppi del reparto di Caparola 1. Oggi vi mostrerò la costruzione della mia gru. Partiamo dai materiali che ci servono. Allora, un palo da 80 cm, possibilmente con una punta. Poi una corda da 2 metri, vanno bene di tutti i diametri, spessori e lunghezze. Poi un martello, oppure, visto che siamo in campagna, un semplice bastone di diametro 3 cm per battere il nostro sostegno verticale. E abbiamo un bastone biforcato preso da una pianta abbattuta e girato nell'altro verso può essere utilizzato come una biforcatura. Poi abbiamo il nostro sostegno, il nostro pezzo fondamentale, sempre questo preso da una pianta abbattuta e una pianta abbattuta. Ora andiamo qua, andrà posizionato questo pezzo biforcato, posizionato qui e legato, verrà fatta qui una legatura a fascia. Quindi prendiamo la corda, il pezzo biforcato lo mettiamo così, ok? Poi legatura a fascia, facciamo, prendiamo questo pezzo della corda, ok? Lo mettiamo dentro la nostra mano e con questo iniziamo ad avvolgere la nostra parte di corda nell'anello. Mi raccomando, sempre stretto. Tiriamo ad ogni strozzatura, ogni giro di corda. Sempre stretta, deve essere la legatura a fascia. Perfetto, quindi facciamo un altro giro e infiliamo la nostra corda, il nostro pezzo di corda, questo anello rimanente, e andiamo sempre stretto questo, andiamo a tirare, e qui concludiamo con un nodo piano che serve ad unire due corde dello stesso spessore. Quindi ci rimane da posizionare il nostro bastone da 80 cm e andare nella nostra terra con un martello, mazzetta o battoglio, per aumentare la nostra resistenza del nostro bastone. Possiamo posizionare anche nel buco che si è formato un sasso, magari poi ricoprire. Ci rimane quindi da posizionare la nostra gru ed ecco, naturalmente l'equilibrio con un pentolone aumenterà, quindi con il peso di un pentolone l'equilibrio si espanderà nel nostro sostegno della gru. Buona caccia.